Anche se ma sono presentabile? Sei bellissimo. Quindi 5 più 8. Ben ritrovati Fish and Chips, oggi con noi Angelo Gennacaro, detto anche comunemente Jenna, non scritto così però come abbiamo scritto noi con la J ma con la G. È più Jenna così. Ti è piaciuto? Quanti anni hai Angelo? Così perché so che hai fatto una festa da poco. Ma quanti me ne dai? 32. Di galera cifra. No, quanti me ne dai? Do la mia età, io lo so. Più giovane. Io lo so. Io ne ho 44, te ne do 38. 38? Io lo so quanti anni hai. Se vuoi mento. Menti, 32. Menti. 32. Potrebbe essere tuo figlio praticamente. Sì. Quanti ne hai? Il Genna con la G ne ha fatti 40. Ah, sì. Beh, vedi che gli anta li ha raggiunti. Li ha raggiunti. 40 anni, quanti in comune? In comune sono ormai 5 anni il consigliere comunale e questo ormai è l'ottavo anno da assessore, quindi 5 più 8. 13 anni. Fare noi le domande, no? Ti saresti mai aspettato questo tipo di sviluppo professionale per te? Cioè quando eri ragazzo che comunque hai incominciato magari anche a immaginare la politica ma non come lavoro, ti saresti mai aspettato a 40 anni di arrivare assessore del comune di Bolzano, uno dei candidati appunto alle elezioni provinciali che stanno arrivando, cioè ad avere questo tipo di ruolo per il nostro territorio? No, non lo immaginavo. Diciamo che ho sempre avuto questa passione per la politica, per aiutare soprattutto gli altri, no? Per dare delle risposte, per provare a occuparsi della cosa pubblica. La mia esperienza in comune è nata un po' come una sfida. Io frequentavo questo corso di comunicazione politica all'Università di Verona, dove mi sono laureato, e lì mi ero proprio appassionato di quelle che erano le dinamiche della comunicazione, no? Si andavano in qualche modo a snocciolare le campagne elettorali di un passato, quindi la Democrazia Cristiana, i comunisti che mangiavano i bambini. Però arrivavano anche in orario i treni a quei tempi. C'era tutto, no, ma c'era una politica forte, c'era un pensiero forte anche a livello di comunicazione. Adesso voi vi occupate molto di comunicazione, se andiamo a guardare i vecchi manifesti erano molto impattanti, erano totalizzanti, bello. No, rispetto al impressionismo anche. Certo. Ecco sui manifesti, quello delle comunali, probabilmente quello che hai realizzato tu per la tua lista comunemente è stato giudicato uno dei migliori nonostante il passato, soggetto, diciamo, no, quello con il tuo viso. Ok, cosa che dici, paura di niente? Senza paura. Come è nato quel manifesto lì? Perché è molto colpito. Ma è nato dalla realtà dei fatti, cioè il giovane Gennaccaro che si apprestava a fare una candidatura a sindaco nella città di Bolzano, dove lo spauracchio comunque dei politici del passato, di politici con grande esperienza, i cicciotti, sono troppo magro io dico, sì. No? Quindi il politico vero andava... Sì, vabbè, Renzo insomma è il nostro sindaco. Ah, certo. È un bel sindaco. No, è il sindaco con cui comunque sì, sto. Senti, ma tu ti sei candidato due volte come sindaco? Sì, in realtà una, due, tre volte. Tre volte. Cos'è che è andato storto? Dovremmo. No, vabbè, no, guarda, torno un po' a quello che dicevamo prima. Quanti anni hai? Mm-hmm. 40. Fondamentalmente, però, ogni volta che mi apprestavo a un'elezione, e lo vedo anche adesso a questa elezione, quando giro un po' per i mercati, per quanto adesso sia molto più conosciuto, sì, le cose che ho fatto parlano, e mi dico: ma lei è troppo giovane. Mm. Voi mi davate 38 e 32, ma io ho le signore al mercato che me ne danno 25 di anni. Troppo giovane rispetto a cosa? Questa... Perché piaci alle questa... signore. Se avessi 20 anni di meno mi candiderei anch'io. Questa è una domanda, però c'è questa mentalità, tornando al prima, al senza paura ho deciso di candidarmi sindaco e ce l'ho messa la faccia sui manifesti. In realtà c'è questa concezione un po' generale che per fare politica, per essere credibili in politica o per fare delle cose, per dimostrare di esserci e di contare, devi avere una certa età. Che vuol dire che è da tanto che hai tanta esperienza. Questo però, come dici tu, io sono 13 anni adesso che sono in comune. Quanto fai fatica comunque anche per questo discorso qua, cioè a unire poi quello che è Angelo e Gennaccaro il politico, perché tu comunque sei il politico che va in Piazza Erbe, il politico che posta la sua squadra nel fantacalcio, mettiamo su Instagram, e non sei, diciamo, il politico magari di mestiere molto più inquadrato, strutturato almeno dal punto di vista della comunicazione. È difficile
coniugare queste due cose, oppure stai anche aprendo un po' uno stile anche per tu hai diversi giovani anche, no? Sì. Nelle liste. Ma ormai ho trovato un mio equilibrio, devo dire, no? Cioè io sono me stesso comunque in ogni situazione. È chiaro che non è stato facile trovarlo questo equilibrio, perché comunque da una parte hai l'aspettativa di una parte delle persone che hanno una concezione di un politico di un certo modo, e quindi il lavoro è proprio quello di andare a buttare giù questo muro e a dare una figura di un politico diverso, che può essere serio, può dare delle risposte, può in qualche modo essere concreto nel suo operare, ma dall'altra parte è un giovane che oggi ha 40 anni e che quando ha iniziato ne aveva 27, per intenderci, no? Quindi provare a portarlo questa nuova modalità, questa nuova figura. Quanto è cambiata la politica, quello che pensavi della politica quando hai fatto il salto della barricata? Cioè, perché si dice sempre facile essere in opposizione, sì, da un certo punto di vista, fai consigliere comunale, vai lì, dici sì. Poi quando invece devi decidere cominciano ad arrivare le critiche, comincia ad arrivare l'esposizione mediatica, il rapporto con gli alleati vero rispetto all'opposizione. Ma ripeto, secondo me il rapporto con gli alleati poi in realtà se ne frega. È il meno, poi spesso si dipinge questa cosa, no? Il problema degli alleati. Ti trovi veramente in un sistema amministrativo che è molto complesso e che è molto complicato. Adesso lo vediamo spessissimo, l'opposizione fa facile a scaricare tutto sul comune, no? Alla fine in questo caso rispetto alla mia amministrazione comunale, tu parli di immigrazione, parli di sicurezza, è sempre colpa del comune. In realtà poi il comune è l'ultima ruotina di questo carro, no? Lo vediamo sopra la provincia, c'è a livello statale, qui ci sono altri che legiferano, perché il comune non legifera, quindi non fa le leggi, e il comune finisce in qualche modo per subire spesso quelle che sono le decisioni di altri. È chiaro che essendo il luogo più vicino ai cittadini è quello dove poi anche il singolo cittadino viene a bussare alla porta, quindi si lamenta in comune per questioni che poi non sono del comune, perché da altre parti non sai dove andare a bussare. La porta dell'assessore, in questo caso Gennaccaro, è sempre aperta alle 6:30 da lui. Senti, una volta Spagnoli in un programma radiofonico ha detto che in realtà il consiglio comunale è un teatro di prosa. Sì, è vero che vi scornate alla grande, ma poi siete tutti d'accordo? Ma no, tutti d'accordo no, è chiaro, ognuno porta le proprie opinioni, spesso viene fatto anche in maniera un po' appunto elettorale, per intenderci, no? Perché comunque è un grande palco, è un grande palcoscenico, i media, così come ormai i social, sono sempre pronti a riprendere quello che succede lì. Allora io in quella scatola posso in realtà raccontare e dire tutto, butto fuori quella notizia, butto fuori quell'immagine, quel messaggio, e in qualche modo a qualcuno arrivi. Poi raccontare esattamente come stanno le cose, quindi a livello anche amministrativo, legislativo, è possibile, non è possibile, quella è un'altra partita, ed è il duro, è il difficile, no? In qualche modo da riuscire a testimoniare. Cioè, da una parte c'è la concretezza, la realtà delle cose, dall'altra c'è la fantasia, no? Il poter dire tutto, e poi l'elettore, il cittadino prende un po' quello che si vuole anche sentir dire. Quindi se voglio sentirmi dire da Vaccarino che bella che è, non lo so, che bella che è bellissima, che è una classica frase sua, che bella che è, ecco, in realtà sì, è bella, ma non possiamo farla così bella, ecco, basta che piazza a tutti, insomma, ecco. Angelo, cosa hai sacrificato di Angelo persona alla politica? Beh, tanto cosa? Tanto tutto. Io mi sono un po' annullato per la politica. Cioè, alla fine la mia missione di vita. Però allora adesso vi spiego quest'altra cosa. Adesso io sono laureato, ho iniziato anche un percorso professionale. Devo dire, il mio percorso professionale inevitabilmente è stato annullato. È stato annullato perché questa esperienza è totalizzante. Allora, se tu hai questa esperienza che diventa totalizzante, è chiaro che rimani indietro rispetto a quelle che poi sono le tue competenze, il tuo nuovo professionale, perché mentre il mondo va avanti, mentre i tuoi colleghi continuano a formarsi, studiare, crescere a livello professionale, tu stai dedicando la tua vita, in questo caso alla tua città, alla politica in generale. Quindi nel momento in cui io non farò più politica, è chiaro, dovrò inevitabilmente reinventarmi professionalmente, quindi ritornare a 20 anni fa ormai, per intenderci. Quanta paura, intendiamoci in senso buono, cioè nel senso di questo contesto, porta con sé le lezioni, nel senso che comunque è un momento di rottura della vita, ce la fai, non ce la fai, sono due percorsi diversi, che non determini tu alla fine. Sì, non li determini mai tu,
io li vivo male, vivo sì, male, vivo male un sacco di cose. No, perché comunque è una sfida realmente personale, e proprio perché ci metti tutto questo cuore, tutta questa passione, ti aspetteresti che dall'altra parte questa cosa viene recepita e percepita. È chiaro, tu ti giochi te stesso, perché dici: io mi sto annullando, comunque sto facendo un'esperienza che è totalizzante, con onestà, per cercare di fare del mio meglio, poi sbagliando, perché quando fai politica e fai delle scelte, delle cose funzionano, delle cose non funzionano, delle cose piacciono e non piacciono. Certo. Comunque però, quando tu ti trovi poi a fare un'elezione, ti aspetteresti che tutto il cuore, tutta la passione, tutta l'energia che tu hai messo fosse recepita dai tuoi concittadini e dalle persone che in qualche modo ti restituissero in qualche modo quel voto, in questo caso, che ti dà anche la forza di dire: sei sulla strada giusta, continui. Non nego che se i risultati elettorali non sono positivi, io sono uno di quelli che ci pensa chiaramente a dire: bene, hai fatto il tuo, forse adesso è il momento che torni a fare qualcos'altro, che ci fai qualcun altro. Sì, sì, altro. Adesso sappiamo che tu lavori anche nel campo della comunicazione. Sì, ma se non facessi questo, se non facessi l'assessore in generale, che lavoro faresti? Magari sarei qua con voi a condurre trasmissioni televisive. Culo, adesso, tra le altre cose, sono anche diventato giornalista pubblicista. Quindi... sono tutti pubblicisti, però, ultimo. Anch'io. Però io arrivo da un campo comunque della comunicazione, prima c'era la mia esperienza. Sì. Comunque attorale, e che arrivo da campo comunicazione prima. Ma ho fatto tante cose. Beh, gli ultimi insegnavo a scuola, per esempio, comunicazione anche italiana, proprio in diversi istituti. Ho insegnato recitazione, quindi comunicazione recitativa. Ho fatto l'attore, cioè io ho vissuto e ho guadagnato molto. Guadagnavo più facendo l'attore che facendo politica. Cosa? Sì. Ma io ho fatto telepromozioni, sì, per esempio, per il mio sogno, l'imbonitore, farei io di lavoro. Ma io nella mia prima vita facevo tipo le telepromozioni per Rai, per Mediaset, ma una giornata di lavoro mi faceva guadagnare quanto guadagno un mese a fare l'assessore della città di Bolzano. Davvero? Quindi diciamolo, io guadagnavo qualcosa anche prima di fare l'assessore, forse guadagnavo di più. Ci sono degli spot da andare a vedere? Sì, sì, qualcosa c'è, ma noi non li facciamo vedere. Bello, mi piace. Senti, cos'è per te, domanda proprio a bomba, cos'è per te l'amore? Questo è un domandone. L'amore è vivere per qualcun altro, in realtà. Cioè, se adesso io avessi qua una caramellina, per quanto volessi mangiare quella caramellina, prima di mangiarla io chiederei a te, lui. No! Bella chiesta prima, qui volevo perché arrivare. La domanda me l'hai fatta. L'amore è quello, no? L'amore è vivere per qualcun altro, cioè mettere quel qualcun altro forse un pochino prima di te stesso. E chi è più simpatico tra me e lui? Ma perché io? La caramellina la diamo ad Alan, esatto. Segui ancora la TV, il mondo degli attori? Ma ho molti amici, ho molti amici. Ti viene uno celebre? Ma, te ne dico uno celebre recente. Scherzo, finto. Recente perché è esploso, diciamo, adesso, tra le altre cose. Ci dividevo la stanza doppia a Roma, tra le altre cose. Uno dei miei migliori amici è Giuseppe Tantillo, è uno dei protagonisti di Mare Fuori, per intenderci. Sì, adesso sì. Uscirà a breve con un film di Servillo, di Tony Servillo da protagonista. Quindi, insomma, lui sta avendo un bel esploit proprio in questo momento. Quindi mi piace ricordare Giuseppe, con cui ho condiviso, ripeto, 2 anni una stanza doppia a Roma. E la TV ti piace ancora? La TV, devo dire, la seguo poco, la sto seguendo poco, diciamo, visivamente. Mi piacciono molto gli intrecci, diciamo, televisivi, perché so cosa ci sta dietro. Per esempio, la non riconferma di Barbara D'Urso per me è un tema, conoscendo come funziona comunque il contratto, come funziona la dinamica, avendo comunque un po' di esperienza anche con agenti. Di questo passaggio di padre e figlio, dove il figlio ha sempre rispettato il volere del padre, poi ha detto che adesso comando io e facciamo tabula rasa di quello che per me è trash. Ci sta, questa quindi... è autodeterminazione, è chiaro che è quello che un po' dovrebbe anche avvenire, ma poi adesso stiamo parlando di televisione, ma poi succede anche nelle piccole aziende. Io conosco tante piccole aziende, o anche medie aziende, che hanno comunque il papà, l'anziano, che ancora va in fabbrica o in azienda tutti i giorni, con la testa ormai da novantenne, e pretende comunque di dettare la linea. E vedo dei figli magari anche in gamba, magari anche con delle potenzialità che sono impotenti. Quindi, secondo me, è giusto, fino a prova contraria, cercare di far capire anche che il cambio generazionale deve avvenire in politica, così come nelle aziende. E è chiaro che poi la vera autodeterminazione ce l'hai quando sei libero, perché comunque poi i nostri padri, le persone che comunque
comunque ci hanno cresciuto, ci hanno anche inserito magari in determinati contesti lavorativi. Tu quando eri bambino che rapporto avevi con la politica? Comunque la tua famiglia già era in politica. Ma devo dire, questo è positivo. Guarda, è un esempio che sto facendo molto proprio in questi giorni, Alan, e io ringrazio la mia famiglia, ma ringrazio tutte le famiglie passate che hanno trasmesso comunque alle giovani generazioni o ai figli una sorta di senso civico, di passione politica. Questo perché oggi si riscontra nel fatto che la metà delle persone non va a votare. Sì. Ed è chiaro che quando io non vedo l'esempio di un padre e di una madre che ti accompagnano da quando hai 3 anni al seggio elettorale per andare a fare quel dovere, ma esprimere anche insomma quel diritto essenziale che noi abbiamo, cresci con un'educazione diversa. È chiaro che quando io non vedo i miei genitori che dovrebbero essere il primo step per appassionarmi, avvicinarmi, per capire, per comprendere, appassionarsi o posizionarti spiegandoti che l'elezione è importante, un momento di democrazia unico è importante, è chiaro che diventa sempre più difficile, che poi le nuove generazioni vanno a compiere. Quindi questo ci porterà sempre più, secondo me, ad avere una disaffezione a quello che è il voto. Ma a te piaceva quando eri bambino quello che facevano loro? Ma no, facevano loro. Io alle scuole superiori, manca le medie, sono sempre stato un po' il rappresentante. Sì, il capo classe, allora, il rappresentante. Questa un po' un'indole che c'è sempre. Eri già stata. Il numero uno, insomma. No, il numero uno non lo so, però. Soprattutto Angelo. Soprattutto Angelo, beh, alle lezioni, insomma, del rappresentante di classe la spuntavo sempre. Volevo chiederti questo, dimmi, conoscendo un po' il tuo carattere, quanto hai dovuto imparare a fare il capitano? Cioè il referente, se vogliamo anche il leader, prima di una parte politica, poi comunque di uffici comunali, di un assessorato, adesso di una lista come già le comunali, quindi comunque tu dovrai dire dei sì, dei no, dovrai anche incazzarti. Quanto hai imparato a fare questo? Sei riportato a fare il capo classe, per far questo hai riportato? È difficile, guarda che veramente non so neanche se lo sto facendo bene, forse non lo farò. No, no. No, però me la faccio spesso questa domanda, no? È chiaro che fino a prova contraria, quando tu hai a che fare con i gruppi, quando hai tante persone da gestire, è sempre complicato perché non c'è mai una via giusta, devi prendere comunque delle decisioni, devi saper dire il sì, devi saper dire il no, prendendo spesso una strada anche in solitaria e cercando di tenere comunque poi tutti quanti sulla scialuppa, e questo non è affatto facile. Non so se lo impari col tempo, forse sì, perché credo che se mi guardo indietro comprendo che tanti step e tante cose magari le farei anche in maniera diversa col senno di poi con l'esperienza. Io sono per esempio uno molto impulsivo, sto pian piano imparando a trattenermi un po' di più, a fare un respiro prima magari di dire qualcosa o di prendere una decisione, e questo non è sempre semplice, però credo che hai toccato un punto vero, cioè riuscire a gestire le persone e portarle con te verso un obiettivo comune non è sempre semplice, perché poi ognuno la pensa nel proprio modo, ognuno ha la propria sensibilità e ognuno pensa di poter fare magari anche meglio. Un politico altoatesino che stimi? Oh, altoatesino? Eh beh, sì. Allora, partiamo dal nazionale. Dimmi un leader nazionale che proprio ti piace, dal quale potresti trarre ispirazione. Vabbè, Casini non vale. Casini non vale. Vabbè. No. Io sono amico, è un amico. Una stanza a Roma con Casini, non vale. No, Pier è un amico. Pier no. Pier non può, Pier non possiamo. Ok, ricaliamoci nel locale. Ci sono leader nel locale. Ok, step 2, quello che ti sta più sulle palle. Ma no, anche questo è difficile in realtà, devo dire che in generale più o meno... Com'è democratico? No, non è democratico, anche questa è una cosa che ho imparato in realtà, no? La mia impulsività spesso mi veniva veramente di arrabbiarmi, di non riuscire a scindere tra quello che era il politico e tra quello che poi era la vita normale, la vita reale, e lo sto un po' imparando, e quindi in conseguenza mi dici uno che è... No, non ce l'ho, cioè posso avere delle persone con cui ho delle idee, delle opinioni diverse che vanno sempre comunque rispettate se ognuno nel suo riesce a poterle proporre in maniera educata, in maniera intelligente e senza voler prevaricare l'altro, che poi è un po' anche il mio modo di far politica, cioè secondo me bisogna sempre trovare un punto di incontro pur portando idee diverse e rispettando le idee di tutti. Ecco, mi stanno un po' antipatici quelli che vogliono in qualche modo imporre la loro idea o il loro punto di vista come se fosse
universale. Ecco, di universale non c'è nulla, e lo dimostra l'attività poi che faccio tutti i giorni. Cioè, se decidessimo di fare un campetto da calcio per i bambini, perché manca un campetto da calcio, tutti dicono che è importante fare il campetto da calcio perché i nostri bambini devono fare sport, però non deve essere sotto casa di Alan Conti o sotto casa di Vaccarino, perché se lo fai sotto casa mia allora non funziona più. Ecco, dunque, tutto va bene, però non devi farlo nel mio orticello. Quanto sei contento che Bianchi sia capolista della Lega? Sono tanto contento che Bianchi sia capolista della Lega, sono tanto contento, nel senso che secondo me si fanno poi delle scelte, no? Quindi noi ci proponiamo come un progetto civico e rimane tale, quindi senza diciamo sovrastrutture nazionali che possano in qualche modo dare una linea. È chiaro che quando un esponente civico decide comunque di entrare in un partito nazionale così collocato, andando anche a Pontida per intenderci, è chiaro che comunque qualcosa da dire in più lo avrà sicuramente il leader nazionale di quel partito rispetto al piccolo leader locale. Chi vince queste elezioni? Le vincerà l'astensionismo queste elezioni per l'ennesima volta, no? Quindi torno un po' a lanciarlo questo messaggio: se non volete votare per me, non votatemi, ma andate a votare. Volete votare Bianchi, votate Bianchi. Volete votare Sandro Repetto, votate Repetto. Votate chi volete, ma andate a votare, perché secondo me è importante. Non siamo neanche altri, dai. Beh, abbiamo detto un po' di destra, un po' di sinistra. Sfopè. Volete votare Sfopè, votate anche Sfopè. Però andate a votare. Andate a votare. No, votate me. Senti, ti hanno, qualche partito nazionale ti ha mai chiesto di entrare? Sì, tutti. Questo lo so, tutte, tu. No, non mi piace fare... Sì. Casa Pound. No, Casa Pound no. Però io sono comunque, sapete, la mia collocazione comunque è mediana, e quindi devo dirti che i partiti più vicini al centro-sinistra e più vicini al centro-destra, entrambi, ma da molto tempo, da quando un po' è nata la prima esperienza mia politica, dove abbiamo visto che comunque penso di riuscire a parlare, a sintonizzarmi un po' con quale hai pensato questo potrei accettare. No, non l'ho mai accettato, perché non ho visto, diciamo, a livello nazionale una casa. Cioè, se io oggi sono ancora civico e continuo a credere fortemente in un progetto autonomo, civico, non è perché voglio essere il solitario o star da solo in questo mezzo, ma perché realmente non trovo una casa politica nazionale. Cioè, in questo momento io farei veramente molta fatica a riconoscermi in un contenitore nazionale, e questo devo dire poi nella mia esperienza vedo che si tramuta nella difficoltà anche di tanti altri cittadini nel non trovare una casa politica dove andare a votare nel caso decidessero di farlo. Quindi questo è il motivo per cui ho spinto e ho voluto fortemente che ci fosse questa terza via, questa alternativa, per dare almeno la possibilità a chi non si riconosce in un partito nazionale da una parte o dall'altra di poter pensare di votare il proprio amministratore comunale. La volta che ti sei sentito più a disagio nel tuo ruolo da assessore? Difficile. Tutto il film. Sto provando a passare il film, però a disagio devo dire. Cioè, sempre no, non mi sono. No, non mi sono. Diciamo, non mi sono mai messo. Non mi sono mai trovato, ma non mi ci sono mai neanche provato ad arrivare in situazioni di particolare. E la volta di dove ti sei sentito più vincitore? Beh, vincitore Alan forse lo sa, perché abbiamo condiviso un po', ma secondo me è il nostro festival dello sport, Alan. Sì, cioè, bello. Io non so se tu ricordi la sfilata che abbiamo fatto da Piazza Mazzini per arrivare al piazzale delle feste del Talvera. Secondo me resta nella storia della nostra città uno dei momenti più belli. Un'altra cosa popolare, no, perché poi, ma sono dei piccoli segni, soprattutto per quanto riguarda secondo me anche la comunità più italiana della nostra città. Cioè, lì c'era molto mondo sportivo, però c'era molto mondo italiano, qualcosa di suo, ma che abbia creato qualcosa per il quale si è quello. Ma te ne dico un'altra, questa essere un'altra cosa secondo me che ha unito tantissimo la città, e credo che una festa come quella che ho organizzato io come assessorato allo sport è stata la festa per la medaglia di Tania Cagnotto alle Olimpiadi. Cioè, abbiamo fatto anche lì una festa di piazza con un corteo che partiva dalla stessa piazza Mazzini per arrivare in piazza Walter, che secondo me sono dei momenti che fanno comunità. Allora, se penso alla politica, io penso alla comunità, a stare tra la gente, a poter dare anche dei segnali, no, alla nostra comunità, e credo che momenti come questi io li ricordo insomma in maniera importante.
importante. Sei sempre stato all'interno, soprattutto negli ultimi anni, di civiche che cercano i giovani per valorizzarle. Sì. Dimmi un nome di un ragazzo giovane che potrebbe fare un percorso, non come il tuo, perché poi ognuno è il suo, ma che potrebbe essere una risorsa importante per la città, per la provincia, su cui investire. Ma diciamo che ne stiamo costruendo tanti in realtà. Adesso dico, per esempio, guarda, ti dico, a me dispiace tantissimo che Nicole Mastella ha dovuto, preparatissima, adesso è direttrice in provincia, ma è una che secondo me in politica poteva far tanto. Abbiamo Ab, per esempio, Ab Chinoli, comunque un nuovo cittadino, è uno che sicuramente ha grande potenzialità, ma pensa allo stesso Davide Borgo, che comunque mi segue dall'inizio del 2015 ed è ora in consiglio comunale. Quindi devo dire che io sto con Bolzano, ha voluto puntare molto su quelle che sono le nuove generazioni, e devo anche dire che questo mio voler provare a fare ora la strada provinciale vuole anche essere uno stimolo per chi con me ha costruito il nostro percorso politico di poter fare uno step avanti, perché Giannacaro deve iniziare o a crescere un pochino in step anche lui, o altrimenti deve essere rottamato anche lui, no? Sindaco, lo dicono in tanti. Diciamo, io potrei fare un terzo mandato da assessore comunale, potrei farlo. Poi il mandato zero come 5 esatto. Una domanda di spessore proprio. Sì. Per questa candidatura farete una canzone come l'altra volta? Oh, bella quella, quella era bella, molto bella. Questa picchiata. Grazie ad Angelo Giannacaro. La canzone era di? Non lo diciamo. L'ho rimossa. No, perché no, chiudiamo, richiudi meglio. Vai. Sì, no, perché sai chi l'ha fatta la canzone? Sì, ah, ecco. Vai, dopo. Fish and Chips. Si vede che hai fatto il pubblicità. Fish and Chips!